The boss. È una classe incredibile. Nail. In viaggio per Petra abbiamo fatto una pausa in un autogrill. Mi sono spappolato, ragazzi, sono 41 ore che non dormo, ma ancora ho qualche minuto di autonomia. Direzione Petra, come ti dicevo, dove incontrerò Atalla, amico di Giulio. Mi verrò a prendere, fingerò di fare il cameriere per poi fare la sorpresa ai compañeros. Non ci sarà Marco, non ci sarà il Peru, ma tutti gli altri ci saranno e chiaramente sono all'oscuro di tutto. Ancora un paio di ore e dovremo arrivare a Petra per passare la notte in questa cave emozionante. Siamo al secondo controllo nella via dei re. Sono marocchino per 2 minuti fino a quando non mi sgameranno. Molto presto, probabilmente. This is my friend from Morocco. Hello. He don't speak very good. I don't know English. Also. Yeah, you need to hold the tea. Atal. Yeah, you need to hold the tea. Wait, you need to stand because he was. Yeah, sit down, guys. I know him. He come like 3 times here. Mm. This guy. What is doing? What? Praying? Yeah, he's praying. Because it's the watch. Tashab shai. Watch the Ahlin. Thank you, he said. Hadi. Sorry, we have some like. No. Watch. Dir balak. Yalla, guys, please, you can have it. Niente, mi sono ricongiunto alla compagnia. Li vedete qua, che belli, ecco. Solo che loro sono fatti il deserto, sti maledetti. Ce lo sono proprio fatto. Ce lo siete fatto? Ce lo siamo fatto. Te ti fai tutto. Deserti, foreste. La chiamano spiaggia libera. Chiunque arriva pianta l'ombrellone. È
hai visto con chi sono in vacanza? Non può che mancare il capo squadra. Troppo iso, troppo giallo. Sono troppo giallo. Bilancia bianco, bilancia. Eccolo. Ma fa tutto bianco e nero. No, è cominciato come... Allora, facciamo così. Tronchiamo, pausa. Pausa. Raggiunto i compañeros. Uno scherzettino che vi ho appena mostrato. Quindi io mi sono finto un marocchino in vacanza qua, che non parla inglese, che non sa nulla, se non qualche parola così. E comunque volevo farvi un attimo il riepilogo della giornata. La giornata che è stata molto intensa, perché sono in piedi da ormai 46 ore. È un riepilogo che tratta anche quello che l'aspetto economico. Comunque Ryanair, Bologna, Amman, 24 euro. Ho speso 4 euro. Circa 3 dinari per la navetta dall'aeroporto fino alla stazione nord di Amman. Lei mi ha detto che ha girato 10 giorni in Europa. You travel 10 days around the Europe. Poi da lì ho raggiunto la stazione sud, perché è da lì che partono gli autobus per raggiungere Petra. Welcome to Jordan. Ho speso altri 6 dinari, che sono 8 euro più o meno. Stiamo cercando l'autobus per Petra, e quindi con poco più di 10 euro ho raggiunto Petra, mentre invece il taxi dall'aeroporto mi sarebbe costato ben 120 euro. Hai capito che faccenda? E nulla, si va nanna. Adesso vi mostro dove probabilmente questa notte dormirò. Ecco qua. Guardate i piedini invece della Trucco. Piedini della Mary. Piedere sulla. Guardate i piedini della Mary. Qua che ti piace qua. Fratello di Atalla Original. The original one. Stronzo? Ah, Atalla, dicono, girano le voci che Atalla sia un po' stronzo. Is it true? True is what? That you were a little bit stronzo. No, Francesco stronzo. Ah, no, ho capito. Adesso si incolpano vicenda. Fanno come gli italiani. No, Atalla buono. Atalla buono. Atalla verbo. What? Buonanotte.